Grazie Guardavalle Online per questa opportunità che ci dà per metterci in contatto diretto con i nostri concittadini, perché il lavoro di un'amministrazione comunale deve arrivare anche nelle case delle famiglie, perché siamo qua proprio per dare risposta alla gente. Una grandissima risposta, quella che quest'oggi vi voglio far arrivare nelle vostre case. Un finanziamento che Guardavalle nella storia non ha mai avuto 4.415.000 euro per mettere in modo definitivo le nostre scuole. I nostri figli sicuramente fra qualche mese avranno delle scuole accoglienti, delle scuole funzionali, delle scuole che è piacevole andare a studiare. Sono il nostro futuro, la nostra generazione ormai ha fatto il suo tempo, diamo spazio ai nostri giovani. E lo facciamo nel migliore dei modi. Infatti, con il decreto del 4 giugno 2020, la Regione Calabria ha pubblicato le graduatorie dei comuni che hanno partecipato a questo bando sull'edilizia scolastica e noi ci siamo ritrovati nei 180 comuni che hanno presentato i progetti e siamo stati valutati positivamente. Infatti, nella graduatoria generale, che purtroppo molti comuni sono rimasti fuori, il comune di Guardavalle con i due progetti che abbiamo presentato sono riusciti ad andare a finanziamento. Con il progetto di Guardavalle Marina di 2.925.000 al secondo posto e al 17° posto il finanziamento per quanto riguarda la scuola di Guardavalle Centro di 1.490.000. Cosa andiamo a realizzare? Intanto il risparmio in edifici in ZEB, cioè edifici a energia quasi zero. In Marina faremo un unico plesso scolastico, quindi con l'infanzia, l'elementare e la media in questo unico plesso e questo plesso sarà confortato da tutti i comfort, spazi adeguati per la crescita dei nostri bambini. Ci sarà in questo nuovo progetto finalmente la palestra, la sala refezione. Per quanto riguarda l'infanzia, l'area infanzia, abbiamo un'area interna proprio per le attività di gruppo, avremo due aule in più e in più avremo anche la refezione. Naturalmente l'ingresso rimarrà dipendente. Per quanto riguarda la scuola elementare, avremo due nuove aule, più un laboratorio multimediale e più la sala per i professori. Al secondo piano, per quanto riguarda la scuola media, ci saranno sei aule adeguate perché purtroppo adesso sono un pochettino ristrette. Avremo un'aula professori, un'aula magna da 150 posti a sedere che sarà a servizio dei plessi e anche della cittadinanza per le varie iniziative. Ci sarà una palestra coperta, fornita di tutti i comfort, di tutti i servizi, quindi spogliatoio per squadre, spogliatoio per arbitri, un'infermeria, un deposito e una tribuna da 300 posti. Un accesso esterno, palestra che sarà adibita anche attraverso un accesso esterno per tutti, non servirà solo per i nostri bambini, ma anche per i cittadini che ne vogliono fruirne della struttura. Quindi si potrà giocare a basket, pallavolo, calcetto, pallamano. E questo è un progetto molto bello che ci stiamo già attivando per poterlo realizzare in tempi brevissimi. Sapete anche del finanziamento per Guardavalle Superiore, 1.490.000 euro. In questa struttura faremo un adeguamento strutturale di tutto l'edificio, quindi adeguamento impiantistico, quindi quello elettrico, idrico, antincendio. Faremo l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi realizzeremo dalla parte interna l'ascensore per poter dare la possibilità ai diversamente abili anche di arrivare nei piani superiori e in più sistemeremo anche qua la palestra, finalmente riusciremo ad avere una palestra anche degna di tale nome. Anche questa struttura sarà costruita ad energia quasi zero e questo è quello che in questi mesi siamo riusciti anche ad ottenere, ma ci sono tanti altri finanziamenti che arriveranno. Cosa dire? Noi stiamo già anche lavorando
nella scuola media Guardavalle Marina abbiamo avuto un finanziamento di 315.000 euro dove la sistemeremo e in quella struttura riusciremo, visto questo nuovo finanziamento, a dare anche dei servizi in più alla comunità scolastica di Guardavalle. Io mi fermo qui perché adesso, prima di passare anche la voce all'ingegnere Antonio, che è stato Vetrano, Antonio Vetrano, che è stato anche lui uno dei grandi artefici insieme all'ufficio tecnico di questo importante finanziamento, parleremo anche a livello tecnico di quello che si andrà a realizzare. Vi assicuro che sarà una struttura molto bella, molto spaziosa, accogliente, soprattutto con tutte quelle normative che la legge prevede. Quindi voglio ringraziare un po' tutti i tecnici che ci hanno lavorato, tutta la giunta comunale, la maggioranza, insomma, si è lavorato in sinergia e i risultati si sono avverati. Quindi passo la parola all'ingegnere Antonio Vetrano per l'aspetto tecnico. Grazie. Intanto, buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco per la possibilità che mi ha dato di poter lavorare al servizio di Guardavalle. Diciamo che i due interventi per quanto riguarda le due scuole, quello di Guardavalle Marina e quello di Guardavalle Superiore, dal punto di vista dell'input era diciamo leggermente diverso, mentre a Guardavalle Marina ci ritroviamo un edificio che dal punto di vista sismico risulta essere adeguato. Le problematiche erano legate agli spazi per le attività sia didattiche che sportive e all'aspetto della refezione, perché in più abbiamo l'edificio scuola infanzia, scuola materna in un edificio, mentre la scuola media è in un edificio un po' più staccato, per cui la nostra intenzione era quella di poter realizzare finalmente un unico plesso scolastico che desse la possibilità di poter diciamo, venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze dei vari livelli scolastici, quindi scuola dell'infanzia, scuola materna e scuola media. Ognuno di questi livelli ha dei fabbisogni sia dal punto di vista degli spazi ma anche delle attività, per cui la difficoltà era quella di riuscire ad ottenere un unico edificio che potesse venire incontro a quelle che erano le varie esigenze. Ci siamo riusciti, fortunatamente, grazie all'aiuto dell'amministrazione, dell'ufficio tecnico, dei tecnici che ci hanno aiutato in questa fase, nella redazione del progetto definitivo, per cui oggi siamo contenti di poterlo esporre a tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda Guardavalle Marina, come accennava il sindaco prima, l'intervento diciamo, è finalizzato a quello di fare in primis un ampliamento per consentire gli adeguati spazi per le aule e per le attività didattiche. Quindi, per quanto riguarda il piano terra, l'ampliamento ci consente di poter ottenere le aule per l'asilo. Questo spostamento delle aule ci consente di poter realizzare una refezione che abbia gli spazi tali da poter garantire il servizio sia alla scuola dell'infanzia, alla scuola materna ed eventualmente anche alla scuola media. Detto questo, poi siamo passati alla scuola materna. La scuola materna, le problematiche diciamo, principali erano quelle di avere delle aule dimensionate secondo quello che è la normativa vigente, per cui l'ampliamento è stato utilizzato per reperire le aule con gli spazi idonei. In più è stato realizzato un laboratorio multimediale a servizio della scuola materna. Inoltre siamo riusciti a ricavare anche l'aula per i professori. Al secondo piano, destinato completamente alla scuola media, l'ampliamento è servito per la realizzazione di un'aula magna da 150 posti a sedere, che può essere utilizzata sia a livello scolastico che poi per eventuali utilizzi che la popolazione diciamo, avrà necessità. Oltre all'ampliamento è stata prevista per poter garantire a tutti gli alunni la possibilità di praticare sport durante
le attività scolastiche, cose che in questa fase in inverno Guardavalle purtroppo avendo una struttura coperta non ha potuto fruire. Questa palestra è stata pensata anche per poter consentire eventuali attività sportive fuori gli orari scolastici, quindi come diceva il sindaco è munita di tutti i servizi necessari con una tribuna e gli spazi piuttosto che le distanze dal campo di gioco sono tali da poter essere omologati tranquillamente per poter realizzare attività sportive. Il tutto è stato realizzato e pensato per un edificio ENZEB, cioè energia quasi zero, quindi molto innovativo. Si partiva da una classe energetica, se non ricordo male, C dell'edificio attuale, per arrivare a un edificio con classe energetica A4, quindi livelli altissimi per quanto riguarda il risparmio energetico. Quindi andremo a intervenire anche su quello che è l'involucro dell'edificio esistente, quindi rifaremo gli infissi, il cappotto, l'isolamento della copertura, il rifacimento della centrale termica della scuola attuale. Gli ingressi dei due livelli, cioè scuola dell'infanzia piuttosto che la scuola materna, scuola elementare e scuola media, sono mantenuti indipendenti. Per quanto riguarda invece Guardavalle Superiore, l'intervento era mirato prettamente all'adeguamento sismico dell'edificio attuale, in quanto dalle valutazioni di vulnerabilità sismica i tecnici e noi abbiamo i risultati della valutazione di vulnerabilità sismica ci hanno dato dei risultati molto 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 non dico scadenti, ma ci hanno un po' allarmato per quelle che sono le condizioni, per cui l'intervento e il finanziamento è prettamente incentrato sull'adeguamento sismico e impiantistico dell'edificio. Anche in questo caso interverremo sull'involucro, sugli infissi e sugli isolamenti delle coperture per ottenere un edificio ENZEB. Verrà realizzato un piccolo corpo aggiunto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come diceva il sindaco, e in questa fase verranno rifatti tutti quelli che sono gli interni, cioè le pavimentazioni. Della palestra verrà rifatta anche la pavimentazione e gli interni. Quindi penso che per quanto riguarda gli interventi sulle scuole, con questi due finanziamenti dovremmo raggiungere uno standard elevato di qualità e di efficienza per i due edifici che ci permettono di poter guardare al futuro con degli edifici consoni. Ringrazio il sindaco per l'opportunità e ripasso la parola a